Luca è un fanatico di Claudio Baglioni, possiede tutti i suoi dischi, vinili, rarità, va a quasi tutte le tappe di ogni suo tour. Insomma, un vero ossessionato. Sara invece vive a Milano col fidanzato Arturo, finché suo padre, proprietario di una grande farmacia, non decide di fuggire a Cuba per incidere dischi di musica latinoamericana. E allora la ragazza torna a Roma per il soccorso della madre in depressione. Una sera Luca e Sara si conoscono in un pub del centro e da qui parte il libro della giornalista Rosa Alvino e dell'artista Ivan Fedele, molto noto di Made in Sud. Il volume, edito da Homo Scribens, è stato presentato all'Hotel Parker di Napoli ed è stato tenuto a battesimo dal sindaco Luigi De Magistris e dall'assessore ai giovani Alessandra Clemente. A parlarci del volume i due autori. Ci siamo messi in ensemble, oltre che nella vita, anche in un progetto comune, che è questo del romanzo Non avrai altro Dio all'infuori di Claudio. Che romanzo è? È un romanzo d'amore, un romanzo ironico dove si ride tanto. Due io narranti, Luca e Sara, che si spalleggiano un po' con questi capitoli. Sono un po' Marte e Venere che si scontrano. Lei è molto razionale, molto ordinata. Luca, che ha qualche tratto anche caratteriale di Ivan, molto sognatore, un puro che si deve scontrare con il mondo razionale, ordinato e anche un po' complesso di Sara. Ma lui è tanto ossessionato dalla musica di Baglioni che forse dovrà tradire questa sua musica per amore della bella farmacista. Dalla televisione alla scrittura si può arrivare anche al cinema con questo libro? Ma si può arrivare dovunque. Nasce per essere un libro, nasce proprio per arrivare, per esplorare questa forma artistica molto bella che da lettori volevamo, proprio desideravamo esplorare, che è appunto la scrittura, la narrativa.